ma di introdurre rapidamente l'incontro di questo pomeriggio riflettendo su questa opportunità che ci viene offerta oggi. Vorrei innanzitutto ringraziare l'associazione INMIT che ha reso possibile questo ciclo che l'università, in particolare il nostro corso di laurea, ha deciso di appoggiare proporre ai nostri studenti come attività formativa integrativa e didattica. Ecco, per noi occasioni come queste sono occasioni preziose perché sono appunto il momento in cui gli studenti entrano in contatto nelle esperienze culturali ma anche nelle esperienze di lavoro allargano appunto quella che è la propria formazione, uscendo poi dal seminario della didattica tradizionale, quelli che sono i corsi di studio, e confrontandosi invece con iniziative da respiro più ampio, che appunto allargano le frontiere della loro conoscenza e che si propongono non solo come attività prettamente di studio, ma anche appunto di riflessione su che cosa poi può fare, diciamo, un laureato in scienze dello spettacolo una volta che si è laureato. In questo senso l'esperienza degli operatori dal basso mi sembra un'esperienza appunto molto interessante e quindi spero appunto che i nostri studenti valutino anche non solo il prodotto culturale che gli viene offerto in questa occasione, ma anche appunto la struttura che ha reso possibile questo ciclo di lezioni e questi incontri con appunto registi, autori di documentari. E inoltre riguardo proprio alla giornata di oggi, mi sembra anche molto interessante insomma, il tema di cui parleremo, il documentario di indagine sociale, che appunto può essere utilizzato anche proprio negli ambiti della formazione e quindi insomma, anche questo mi sembra un percorso molto attinente, diciamo, a quello che viene riservato ai nostri studenti, anche per gli aspetti non solo proprio legati al documentario come prodotto culturale, ma anche proprio per l'attenzione etica che da questo tipo di lavoro, in particolare appunto quello di cui parleremo oggi, l'attenzione nei confronti dei soggetti che vengono raccontati, siano essi singoli o siano essi comunità, che è un po' appunto al centro insomma, anche del lavoro che vi verrà oggi presentato, anche questo ecco, mi sembra un tema su cui i nostri studenti debbano riflettere e questa insomma, è sicuramente un'occasione per loro. E io non vorrei aggiungere altro, spero appunto che questa esperienza sia la prima di un ciclo, speriamo insomma, che possa continuare, perché appunto lo ribadisco, insomma, queste per noi sono veramente occasioni di incontro molto formative e insomma alle quali teniamo particolarmente. Pensiamo che insomma, l'università debba sempre più affiancare ai percorsi tradizionali della conoscenza anche il confronto con ciò che c'è fuori dall'università e appunto soprattutto quando ci troviamo a lavorare con associazioni come queste che hanno delle competenze solide e che sono appunto capaci di proporci dei progetti che ci sembrano particolarmente interessanti e appunto utili per la formazione dei nostri studenti. Ah, buonasera, intanto scusate per il ritardo, però con Alitalia è successo un problemino. Niente, volevo giusto introdurre Doug, che l'abbiamo invitato a nome dell'associazione INMIT, proprio perché noi ci occupiamo di questi progetti di autorappresentazione di comunità e di tutta quella parte che per ora nell'area di Bari fa parte della marginalità sociale. Quindi vogliamo offrire la possibilità a tutte queste comunità o individui che rappresentano diciamo ciò che vive alla periferia dello sguardo, la possibilità di autoraccontarsi attraverso il mezzo audiovisuale. E tempo fa un'associazione che si chiama Zalab, una produzione che si chiama Zalab, a Roma ha fatto la stessa cosa
presso una scuola di italiano per migranti, che era curata dall'associazione Assimitas. C'è stato questo primo corso di videonarrazione in cui i partecipanti, cioè i frequentanti della scuola di lingua, sono stati accolti entro un percorso formativo sull'audiovisuale e hanno realizzato un film partecipato dal titolo Il deserto e il mare. Questo è stato il primo step per Doug verso poi il mondo della regia, e quindi si può parlare in qualche modo di regia dal basso, qualcuno che possa rappresentare la propria comunità attraverso il video. Grazie Matteo, grazie a tutti, mi associo alla scusa dovuta al ritardo dell'aereo. Io mi chiamo Dagmawi Ymer e vengo dall'Etiopia. Magari prima di raccontarvi quello che faccio adesso è molto importante perché mi sono messo a fare questa professione di documentarista, perché tutto è grazie anche al mio spostamento dal mio paese che mi ha fatto capitare questa professione, che non pensavo di farlo quando ero in Etiopia. Come tanti che avreste già sentito, sono uno di quelli che viaggiano dal Corno d'Africa per poi arrivare nel vostro paese, a Lampedusa. Quindi io sono partito dall'Etiopia nel 2005, alla fine del 2005 ho deciso di partire con amici, gruppi, ma all'epoca io studiavo giurisprudenza e non cinema né nient'altro. E questa è dovuta anche alla repressione allora di un governo che è ancora tuttora che sta al potere, in cui abbiamo fatto delle manifestazioni giovani, cioè una manifestazione generale, ma che è finita male con uccisioni. E lì ho deciso che questo non sarà più il mio paese che mi permetterà di poter vivere il mio sogno, che non avevo nessun altro sogno al di là dell'Etiopia. E quindi è una decisione molto forte, importante, che chiede anche il coraggio di lasciare tutto quello che è stato costruito dalla mia infanzia, diciamo, no? E lasciando tutto questo, il viaggio in sé, e non è il caso di raccontarlo, ma magari vi consiglio, se non avete visto il film Come un uomo sulla terra, di vederlo, che racconta proprio il viaggio, come si arriva in Etiopia. Fino al 2009-10 si arrivava in questo modo tremendo, adesso ancora peggiorato grazie alla situazione politica in Libia, alla situazione instabile che c'è. Ecco, l'Italia dove ho trovato questo mestiere. Non era neanche certo, che non sapevo cosa fare intanto. Ho vissuto 5 mesi a Trapani, dopo aver avuto il documento di protezione umanitaria, è un tipo di titolo che si dà per i rifugiati. Chi non ottiene l'asilo politico prende quell'altro, o il diniego c'è. Allora, da Trapani io 5 mesi vivere in una seconda accoglienza, frequentando solo gli ospiti, cioè persone come me che non mi potranno dare nient'altro del posto in cui vivo, non sto vivendo, quindi non mi ha dato questa una risposta o una voglia di continuare a vivere in un centro senza incontrare nessun italiano, per dire. Quindi sono luoghi in cui uno non scopre l'Italia o la mentalità o il modo di la lingua, tutto quanto, no? Sono persone come me che non sanno niente, che sono messi lì e che aspettano che prima o poi qualcosa cambiano. E
ho deciso di spostarmi verso Roma perché c'erano amici che avevano occupato palazzi come Ferro Hotel e lì mi hanno ospitato e ho vissuto per un po' di tempo. È tutta una fortuna, direi. In Italia spesso il merito è molto assente, che la fortuna, o come si dice, non vorrei dirlo, uno deve avere per avere quello, no? Cioè, quindi ti deve capitare questa fortuna di incontrare le persone giuste e non è... In questo palazzo è lo stesso contesto in cui avevo, di cui avevo paura, cioè il centro di seconda accoglienza in confronto al palazzo occupato ha una cosa simile in sé, cioè anche lì frequento solo e semplicemente le persone che provengono dal mio paese o dal Corno d'Africa, che faccio fatica a incontrare gli italiani, l'italiano. E questa scuola, che era lontanissima, è stata una scoperta, e alcuni amici di quel palazzo frequentavano questa scuola di italiano che si chiama Zinitas, e io andavo ogni mattina e frequentavo questa scuola, che è sempre una fortuna, perché ero anche stanco un po' vivere a Roma, volevo ancora spostarmi perché l'abitazione è difficile, non voler fare la fila, la Caritas, la vergogna di stare a Piazza Venezia, fare la fila e aspettare che ti danno da mangiare, era vergognoso, quindi uno soffriva. Io ho sofferto moltissimo a Roma, cioè, perché quando avevo un euro era una grande cosa per me. Allora, è meglio che racconto così dall'inizio, perché comunque è importante, perché dopo ritorno. Allora, a Roma volevo spostarmi mentre stavo andando alla stazione per fare il biglietto per andare a Parma, perché c'erano anche altri amici. Ho avuto una telefonata dalla scuola, che mi dicevano che mi avevano già detto del progetto di videonarrazione, di video partecipato. Mi hanno chiamato che il progetto è stato approvato, quindi non andare. E sono rimasto lì, e sono rimasto da quel momento in poi. Ho iniziato a fare il corso e non ho mollato più la telecamera. Quindi è stato anche, cioè, io non so cosa dire, le coincidenze, fortuna, non è una cosa precisa che qualcuno mi ha sistemato o mi ha guidato di fare questo mestiere. E questo video partecipato io lo consideravo come... una creazione, viene fatto per creare operatori o registi o montatori, invece non lo era un semplice modo di dare lo strumento che è la telecamera e di raccontare le storie, e poi finisce lì. Invece io pensavo oltre, cioè oltre, perché se no per quale motivo uno deve perdere tempo a raccontare la propria storia, no? Se non ha un obiettivo, perché si perde l'obiettivo se uno usa solo per una volta la telecamera, cioè non vedevo l'importanza. E nel laboratorio non c'era questa idea di formare i registi. E si vede, alla fine non ci sono stati, cioè non c'è stato, tra 10-12 persone che hanno partecipato, 5 sono riusciti a fare le 5 episodi, che poi dopo vi farò vedere uno degli episodi del film, e l'unico che è rimasto ancora con la telecamera sono io. E quindi anche questa
non si può creare dentro qualcuno una passione che non c'è, o una... Io l'ho colta come un'occasione perché pensavo comunque è una comunicazione, cioè perché io non sapendo in quel periodo la lingua italiana ho trovato questo strumento che mi dava l'opportunità di comunicare con le immagini. E poi però ho scoperto che bisogna anche, dopo aver fatto le proiezioni, bisogna, tocca anche parlare come questa occasione. Quindi, però prima della passione per il cinema o per il documentario c'era l'esigenza di usare lo strumento, cioè l'esigenza di raccontare e di dire delle cose. E quello è arrivato prima della mia passione verso questo linguaggio di documentario. E come tanti, questo, produzione dal basso o regia o quello che vuoi dire, io sono un regista, un documentarista per caso, però che partendo con l'esigenza di usare la telecamera, di raccontare qualcosa agli italiani. E questo, prima ho detto che è importante che spiego bene la mia storia per arrivare a questo mestiere, perché è come se perdere tempo, o è come se scommettere su una cosa molto difficile, cioè fare questo mestiere è anche un lusso che mi permette, cioè io, questo per me è un lusso, perché nessuno aspetta da me qualcosa, cioè o in paese non c'era qualcuno che mi chiedeva qualcosa o che devo sostenere, quindi anche questa è la possibilità, cioè l'opportunità che ho avuto per poter continuare a fare documentari, a scommettere con questa professione, perché non era il caso mio di... non pensavo mai di andare a cercare un lavoro in fabbrica, perché volevo a tutti i costi conoscere bene l'Italia, gli italiani, la mentalità, e poi ho beccato questa macchina che mi ha permesso di poter raccontare. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo, quello che mi ha attirato, è di uscire dall'essere oggetto del racconto, cioè passivo e non attivo, responsabile di quello che dico. Cioè, questo vorrei dire in questo che io, quanto immigrato, non sono semplicemente il testimone, dovrei essere una persona che può far vedere uno sguardo diverso mio, o da chi è arrivato, o da chi ha vissuto quell'esperienza. Quindi quello contribuisce anche a un'immagine, a un approccio verso una narrazione sull'immigrazione. Quindi questo è anche che mi ha convinto di più di contribuire in questa Italia, che si racconta di tutto, ci sono degli stereotipi, i film, il cinema fiction fanno ci sono dei immigrati, ma non, diciamo che non ci sono se non quei stereotipati. E quindi è importante anche avere lo sguardo, l'attenzione di un immigrato per raccontare la propria storia o il proprio mondo. Questo non è per dire che esclusivamente l'immigrato ha il potere o ha il dovere di raccontare, ma è un valore aggiunto se potesse anche essere nel giornalismo. Immaginate quanto sarebbe diverso il giornalismo se gli immigrati stessi avessero la possibilità di partecipare o di scrivere articoli e cose varie. Non sarebbero usciti certi titoli, certe cose, no? E questo manca da parte degli immigrati, la possibilità, o le persone che fanno questo mestiere, che sono chiavi
per poter sensibilizzare o per poter dare a questo paese. Comunque noi siamo parte di questa storia dell'Italia, del presente. Nolente, volente o volente, nolente, siamo parte, cioè Lampedusa, gli sbarchi fanno parte della storia contemporanea che poi si studierà in futuro i nostri figli. E per questo motivo è nata questa associazione che si chiama Archivio delle Memorie Migranti, che tutto il film del deserto e il mare come un uomo sulla terra dentro la scuola di italiano era un progetto dentro questa associazione, ma adesso è diventato una realtà indipendente, quindi che raccoglie testimonianze dirette con la partecipazione soprattutto dell'immigrato verso l'immigrazione. Quindi sono queste cose che mi hanno un po' spinto e anche convinto a resistere su questo mestiere, che è difficilissimo come potete immaginare, e l'unica cosa che mi fa stare bene, io mi ricordo un professore che diceva, quando ci sono delle bacchettate, no, che si danno, se viene dato a tutti ti senti meno il dolore, ma se viene dato solo a te, allora in questa precarietà che c'è in Italia, la difficoltà di realizzare, di andare avanti è per tutti, quindi non c'è tanto da lamentarsi, perché non è solo questo campo che ha difficoltà. Quindi vedendo quello uno decide di sacrificare il tempo, perché i fondi sono difficilissimi da avere, in più essere un immigrato certi bandi non lo può partecipare, quindi ci sono pochissime occasioni che ti permettono a utilizzare le poche risorse che ci sono per fare questo lavoro, questi documentari. Inizierei a farvi vedere una piccola cosa e poi faccio... Sì, DVD. Questo è il film Il deserto e il mare, che è il primo video partecipato con cui ho collaborato, che racconta, che ha cinque episodi e cinque ragazzi sono gli autori, che hanno raccontato ognuno una storia. Quello che vorrei farvi vedere è un racconto di Solomon, magari il mio è un po' lungo, quindi facciamo un po' avanti. Si vede? Ah, devo vederlo. Scusate. Scusate. Va bene. Sì, va bene.
passatelo un po'. Guarda il mio lavoro questo, anche ho bisogno quando forse diventa futuro una persona ricca, bisogno vedere questo, come fa a fare poveri, era come fai il lavoro.
questa è, diciamo, la prima, il primo video partecipato che 2007, appena arrivati gli autori, incluso me, siamo cinque, ci sono cinque episodi e questa è la giornata di Solo che lui ha voluto raccontare la sua mattina o la sua giornata dalla chiesa di domenica e poi fino al... non so che rumore... aspetta. Che... di Solomon che racconta la sua giornata e allora qui c'è qualcosa che mi sembra, non so cosa sia, provo, dai. Si dà fastidio a voi? Io posso continuare, sì. Si sente un... Ecco, sì. Allora, questo il racconto di Solomon è semplicemente per far vedere, cioè, come lo diceva all'inizio, è di lasciare una traccia del suo lavoro quando era, diciamo, tra virgolette, povero, perché il lavoro è dignità, quindi anche questo è da... Però l'idea sua è di lasciare come ricordo che prima o poi lui uscirà, non farà più questo lavoro, ma lo vorrebbe ricordare. Ci sono anche aspetti molto importanti. A chi lo stiamo raccontando questo documentario, questo piccolo racconto? Dipende anche quello, perché noi l'abbiamo raccontato, diciamo, agli italiani, è rivolto agli italiani. C'è stato un caso in cui qualcuno ha portato questo DVD in paese e hanno visto alcuni amici suoi in paese e sono un po' straniti e l'hanno chiamato, abbiamo saputo che lavoro fai, no? Quindi per lui era anche un imbarazzo, era arrabbiato perché non doveva nessuno sapere, perché questo non sarà il mio mestiere per sempre, quindi ci sono anche delle cose che negative quando si fanno delle scelte, però comunque io ho fatto le riprese e adesso mi fa strano vedere questa mano così mossa. Mi dicevano che ero il cavalletto del gruppo, ma si vede che gli altri non ce n'erano per niente nel tenere la telecamera. E questo è stato il primo passaggio per arrivare poi a Come un uomo sulla terra con Andrea Segre, che aveva seguito il workshop questo con Zalab, sempre in quella scuola, mi ha proposto di fare un lavoro con lui sul viaggio, un lavoro di denuncia. Io risulto come co-regista e autore, mi piacerebbe che rimane più come autore, non come regista, perché il taglio che ha Come un uomo sulla terra non è il mio taglio, ma è il taglio di Andrea Segre, che ha un modo di raccontare molto, molto particolare. E io sono nella ricerca di questo modo di raccontare, che magari dopo all'ultimo vi farò vedere una piccola promo dell'ultimo lavoro che sto facendo sui ragazzi di Firenze e di Milano che sono stati aggrediti o vittime delle aggressioni fasciste da due anni fa. E cosa volevo dire? Il problema, cioè il lavoro non questo, ma ci sono dei problemi di distribuzione. Quali sono i canali di distribuzione di questi lavori documentari, se non quello della RAI, che noi abbiamo avuto, diciamo, la fortuna di essere presi dalla RAI per Come un uomo sulla terra, ma che va in onda dopo mezzanotte,
Quindi un pubblico scelto, mirato, che va a vedere un documentario dopo mezzanotte. E quali sono i canali anche efficaci dal punto di vista distributivo con Come un uomo sulla terra è stata una scoperta grazie anche alla capacità distributiva di Zalab è stato questa distribuzione civile si chiama che ha permesso di farlo girare il film nelle associazioni, cioè creando degli eventi e farlo girare il più possibile. È diventato molto più efficace di una distribuzione formale. Il film, più di 600 proiezioni in giro per Italia, qui a Bari un paio di volte ci sono stato per una proiezione, a Lecce, cose varie, che permettono sia un confronto portando il film, l'immigrato è anche disponibile a testimoniare, a raccontare accompagnando il film. Quindi questo è anche il modo, il film o il cinema è stato anche il modo in cui è distribuito, ha permesso io di uscire non solo come quell'oggetto di semplice testimone, ma anche di portare confrontarmi con il pubblico, e questa è un'esperienza molto utile che c'è stata, purtroppo solo per me. Anche qui ci sono dipende anche dai caratteri, chi vuole si butta e trova quello che desidera. Allora, il racconto spesso io dal basso, quando si dice soprattutto includere l'immigrato, è per raccontare gli immigrati o quelli invisibili, quelli che spesso noi veniamo descritti su quando ci sono delle cose negative o reati o cose varie. Quindi cioè, per dare un controinformazione verso i giornali o televisioni che raccontano la parte, spesso purtroppo la parte negativa, esigente, povero o quello che sbarca solo a Lampedusa, che ha un bisogno e così. E non c'è, in questi racconti, reportage, non escono fuori le persone, escono fuori i numeri. E come si fa allora a ribaltare questo immaginario che c'è dalla parte degli italiani in confronto all'immigrato, se non si riesce a far uscire l'essere umano con il racconto, cioè dando la parola, dando la possibilità di parlare, anche far vedere gli affetti che ha, gli amori, i dolori, se non ci si vedono, questo è il vantaggio del documentario, no? E di dare l'umanità all'essere umano stesso e non toglierlo, ridurlo ai numeri, perché se pensiamo per esempio degli arrivi a Lampedusa, tra questi c'è anche la mia storia, però risulta come un'invasione, come un arrivo di massa che non ha nome, cognome, che non ha storia, che non ha desiderio e coraggio di intraprendere una nuova vita, no? E ci sono migliaia che si sono fermati qui, che hanno cambiato la loro vita, che stanno vivendo, hanno avuto dei figli e cose varie. Questo non si vede, perché l'arrivo è sempre un carico di numero che arriva, e per questo motivo abbiamo fatto, sempre con altri autori, Giulio Cederne e Fabrizio Barraco, io sono tornato a Lampedusa non per raccontare l'isola che mi ha soccorso quando avevo bisogno, l'isola che non avevo mai visto prima, invece sono tornato dopo anni, dopo aver fatto un percorso con questo mestiere, per raccontare l'isola soprattutto. E si pensava, spesso la gente che vorrebbe vedere, pensava o si aspettava di vedere un film sull'immigrazione, no?
Ed è, nel racconto è molto sottile, l'immigrazione c'è e non c'è, cioè io ci sono ma non parlo di me in prima persona, ma lascio parlare gli isolani o sul tema, un pochettino sul tema, ma soprattutto su cosa è Lampedusa. È come una scoperta mia personale verso gli abitanti che hanno un problema molto molto diverso, che non è l'immigrazione, che è una mistificazione, che Lampedusa ha altri problemi molto più grossi degli arrivi, diciamo, almeno fino a poco tempo fa era così. E credo anche questo ha permesso per me di raccontare un'isola che magari nessuno sa. Neanche i siciliani, neanche, cioè, gli italiani stessi sapevano di questi isolani, ma raccontando soprattutto dal mio punto di vista, andando a incontrarli, a parlare, cosa è cambiato nel frattempo tra questa persona che è tornata per la seconda volta e quella che è arrivata per la prima volta? Sono tre cose che hanno cambiato, che sono cambiate in quella persona. Per il resto è la stessa persona, sono io. La prima sono arrivato, prima non avevo un documento, un pezzo di carta che mi permetteva di girare l'isola, che mi permetteva di uscire dal centro di accoglienza, ma questa volta quando sono ritornato ero libero, potevo muovermi, quindi una delle cose che è cambiata è questa. L'altro è l'italiano che non sapevo al mio primo arrivo, quindi sono tornato a intervistare in italiano i siciliani o i lampedusani, quindi è un percorso, è una cosa che nel frattempo sono state fatte dentro di me. Ho fatto questo percorso e come persona sono ritornato, magari anche con una telecamera in mano, per raccontare l'isola. E così, è così importante, per quello che dico, la presenza degli immigrati su certi mestieri come quello del documentario, come il giornalismo, letteratura e così varie. Mi dispiace descriverlo cinema migrante, perché spesso io ho vinto un premio che si chiama Premio Andrea Mutti, che è un premio, l'unico premio che c'è per la produzione dei registi non italiani. Danno 15.000 euro, che è l'unico che c'è, mentre per altri, cioè, esistono questi bandi che escono, ma bisogna essere, quindi non si può accedere se uno non ha la nazionalità. Allora, l'unico premio, ho vinto questo premio che hanno appoggiato il mio progetto, che magari dopo vi faccio vedere il promo che vi dicevo, però c'è, è sempre questo cinema migrante il titolo, no? Un premio per il cinema migrante. Allora, c'è un conflitto dentro di me. Cosa è? Essere me immigrato, essere me il regista. È molto sottile la differenza, perché io sono il portatore delle storie sfigate, forse si aspetta quello, o delle storie solo e semplicemente sull'immigrazione. È come se delegassi il resto agli altri registi. Quindi c'è un conflitto dentro di me di essere, che vorrei che a un certo punto arrivasse il mio mestiere prima dell'autore, no? Cioè, quell'opera deve essere valutata quanto opera e non quanto un ragazzo sbarcato a Lampedusa che ha fatto un percorso così enorme e poi è riuscito e poi ha prodotto questo film, no. Prima che sia, allora c'è questo conflitto, come faccio a uscire da questa mia storia di immigrazione che mi accompagna, che mi aiuta, però vorrei anche scoprire a che punto sono con questa professione, no? Quindi
c'è anche il pro e contro essere un immigrato, cioè un immigrato, perché io vorrei un giorno, per magari per liberarmi da questa tensione, fare un film di scienza, cioè che non c'entra niente e poi lì si vedrà, cioè il film o l'opera sarà valutato solo perché è l'opera in sé, non perché il portatore o l'autore ha una storia così grossa dell'opera. E prima di andare a un altro filmato vorrei fermarmi se ci sono delle domande, curiosità. Io sono andato così dall'indicazione che mi hanno dato anche Paolo, Matteo e l'associazione. Se ci sono delle domande mi fareste... Vado, sì. Allora, intanto... Quello che stava sulla USB. No, aspetta, allora. Questo è il periodo in cui si stanno affermando gli studi postcoloniali, no? Un periodo? In cui si stanno affermando gli studi postcoloniali. Sì. Nel campo della letteratura, lo accennavi prima, no? Nel campo delle arti, in tutti i campi. È chiaro che gli immigrati sono entrati con pari dignità rispetto agli italiani, a portare il loro punto di vista rispetto alle cose del mondo. Questo significa che comunque hanno uno sguardo, che è uno sguardo diverso certamente da quello degli italiani, parlo dell'Italia perché siamo in Italia, ma questo vale a livello generale, portano un loro proprio sguardo. E la cosa interessante, secondo me, ma credo secondo tutti quelli che stanno ponendo questa questione, che tu adesso ci... su cui ci hai fatto riflettere, è che quello sguardo, anche se è uno sguardo che si occupa di scienze, comunque è uno sguardo di immigrazione, e questo non è però, non deve essere vissuto come una lacerazione, almeno non credo che debba essere così, deve essere vissuto come un valore aggiunto, no? È la specificità dell'autore che anche quando poi parla di altro porta con sé inevitabilmente le proprie esperienze. Questo vale per te, ma vale per gli scrittori. Quanti romanzieri in Italia abbiamo che hanno cominciato a occuparsi di storie di migrazione, ma poi hanno scritto altro. Ma la loro esperienza, no? La loro coscienza, il loro sguardo etico è frutto dell'esperienza, un'esperienza accumulata negli anni, no? Ed è il valore aggiunto, ciò che fa della loro opera un'opera diversa, l'opera che non c'era, no? È una cosa, penso, positiva. È una suggestione, così, un'idea. Sì. Sì, è vero quello che dice lei. Cioè, per esempio, io intendevo, sì, non si può negare che c'è un valore aggiuntivo, anzi, è quello che dicevo prima, no? Cioè, dare, contribuire a questa epoca, cioè raccontare dal punto di vista dell'immigrato, questo è fondamentale, come lo dicevo, ma oltre a essere un valore diventa un settore in sé, una classificazione, cioè, allora va bene, c'è la letteratura, però c'è anche la letteratura dei migranti, cioè quello che io non vorrei, perché quella persona è portata... sì. Diversamente, Coppola, Scorsese, no? Hanno raccontato da migranti l'America, e il loro sguardo è uno sguardo che vale di più di quello di un americano certe volte, no? Sì. E certo, faccio un esempio così, giusto per parlare di grandi maestri della storia del cinema, l'italo-americanità di questi registi è un valore aggiunto, no? Sì. Quindi è chiaro che il confine è sottile, sì. È molto sottile, però quel cinema è un cinema che parla anche delle migrazioni, ma anche di quello, che è qualcosa in più. Poi c'è la qualità, no, del cinema che fa la differenza. Sì, no, oltre, sì, sì, è vero, cioè, quello, forse stiamo parlando della stessa cosa. Già c'è la soggettività, no? È soggettivo il lavoro o del cinema e quindi già c'è questa impostazione che determina la persona.
In più però, è quello, il prodotto finale però, diciamo se c'è una gara, di una competizione, non deve essere valutato, cioè il valore aggiunto deve arricchirlo in sé quel lavoro lì, però non deve essere, non ci deve essere una unica sezione in cui quell'opera va valutata quanto portatore di un valore, con un buon senso, non sto dicendo, però l'autore o lo scrittore o il regista vorrebbe, ecco, uscire da questo, no? È sottile quello che dico, è molto sottile, cioè quello che io dentro di me c'è è questo, cioè provare la mia professionalità al di là della mia esperienza, no? Affermare la mia professione al di là della mia, del mio percorso migratorio. Questo è in futuro, cioè dovrei lavorare, non è che sto accusando qualcuno, però sono cose che volevo un po' accennare qui. E questo credo che sia anche importante per chi produce un'opera, che sia valutato non semplicemente quanto immigrato, ma quanto scrittore o regista. Questo spesso, allora, il portatore di queste storie non deve semplicemente, cioè Andrea Segre fa i documentari belli sull'immigrazione, anche film, no? Non appartiene di quel viaggio lì, e quindi va valutato il suo opera secondo l'opera che ha fatto, non quanto italiano o straniero. Ecco, ci sono delle cose che come autore uno magari quando sta dentro, perché io questo non è semplicemente il mio pensiero, ho sentito anche alcuni scrittrici che dicono questo, quest'idea, che hanno questo conflitto, no? Interno, se sono portatori semplicemente perché sono scrittrice solo perché sono, raccontano certe cose, o viceversa. Ci siamo capiti, mi sembra. Ci sono altre domande? Se no passiamo. Abbiamo tempo, no? Qui ore sono. Puoi uscire da questo, sì. No, aspetta, quello che abbiamo tempo. Possiamo. Io proponevo. Sì. Proponevo, sì. Scusate, intanto è un po' spartana questa. Ci piacciono le cose spartane. Questo è il libro di tuo. Sì. Allora. Ecco. Spegniamo le luci. Sì. Allora, no, prima parlo di questa cosa. Io c'ho, visto che abbiamo solo poco tempo, io pensavo di farvi vedere un film, ma non abbiamo abbastanza tempo per proiettare un film intero. E mi dispiace far vedere a pezzi, questo è possibile perché sono episodi e quindi va bene. Però il film Soltanto il mare, ci chiedevamo se qualcuno lo vorreste vedere, dopo magari si può fermare, si può chiedere, lo mettiamo e chi può fermarsi può vederlo. E faccio vedere prima di quello l'ultimo, questa pennetta, l'ultimo lavoro in cui mi sto occupando, adesso è finito, questo non è un trailer, ma è un promo, cioè, che ho fatto di 6 minuti, che poi ne parliamo, cioè, del linguaggio, dell'approccio, come si costruiscono i legami, perché il documentario, aspetta, il documentario, a differenza del fiction, cioè, è anche, porti a casa il dolore o la gioia o qualunque cosa insieme a te, cioè non torni, vai, riprendi e poi mordi, non mordi, mordere e fuggire, no? Come mordi e fuggi. Non è così, cioè un documento.
documentario che io penso sia un buon documentario vedo nella relazione che si costruisce ancora prima di tirar fuori la telecamera, cioè costruire la fiducia con i personaggi o far capire per quale motivo uno sta lì a filmare la loro storia, cioè dare importanza alla loro storia. E secondo me questo non è un semplice riprese o montaggio, perché i fasi sono lunghi e le storie che si raccontano spesso, almeno fino adesso, racconto l'immigrazione e un po' le storie un po' dolorose. Quindi quella persona è anche fa parte come amicizia, si costruiscono questa amicizia, è impossibile lasciar perdere, anche se il film non porta nessun risultato, è difficile lasciar perdere la relazione o il dolore o la gioia di quella persona che abbiamo condiviso o che ci ha generosamente dato la sua storia. E quindi cosa è successo? Io stavo raccontando, come vi dicevo, quando ho vinto questo premio di produzione per la prima volta, cioè mai capitato, anche prima con Come un uomo sulla terra o Il deserto e il mare, i soldi non arrivano mai prima, se arrivano, arrivano dopo e sono rimborsi. E questa volta invece mi ha colpito perché mi sono anche sentito un vero professionista, cioè, e questo è il vantaggio a volte di avere una categoria dei premi sul cinema dei migranti, quella mi ha dato la possibilità. Però questo è stato una svolta per me, perché mi ha permesso di non spendere dalla tasca mia, ma di poter investire quei soldi per poter realizzare questo documentario che racconta la storia di un attore teatrale senegalese di Milano. Lui è un griot o un cantautore, un attore teatrale che narra nel film la sua esperienza personale, ma anche quella di un continente intero che è l'Africa. Cioè, nello suo spettacolo che si chiama Invisibili racconta il continente, come si è persa la storia di un continente, dalla schiavitù fino all'arrivo, fino agli sbarchi, quindi narra tutto. E il film si concentra non solo sulla sua storia personale che gli è capitato a Milano, ma cerca di fare come filo conduttore il suo spettacolo per poter raccontare anche altre storie simili alle sue, che nei 6 minuti di promo lo vedrete, se è possibile, lo vedremo. E invece i secondi protagonisti, che sono altri due, sono ragazzi che sono i superstiti della sparatoria di Firenze, se vi ricordate, quasi 2 anni fa, in cui un fascista è andato a Piazza Dalmazia e ha ucciso gli ambulanti senegalesi che vendevano. E sono stati uccisi Morre Shek e Mustafa, un altro ragazzo che proprio ieri è stato dimesso dall'ospedale, cioè con una grave, cioè che non potrà più camminare e non potrà più parlare, perché i proiettili hanno attraversato l'esofago, il cordone vocale e così vari, e la spina dorsale. E non racconta, cioè Mustafa non fa parte del racconto, ma ci sono Morre Shek, i due altri sopravvissuti, che raccontano. Allora, per 6 mesi io andavo e tornavo, senza filmare niente, che è stato un percorso per convincere, ma finché non erano pronti non
non potrei insistere, quindi però andavo e tornavo, facevo altre riprese di Firenze e così varie, e mi hanno generosamente, che non hanno dato questa testimonianza. Li ho seguiti un po' nel dopo, cioè non rimanere nella cronaca ma il dopo, perché a differenza il documentario deve essere anche questo, cioè uscire dalla cronaca e poter raccontare che cosa succede dopo, cosa hanno, chi avevano, cioè in famiglia e cose varie. Quindi i 6 minuti e poi dopo ne parliamo, se avete delle domande pensateci anche, perché così mi guidate anche nel mio... Si chiama, aspetta, il titolo si chiama Va pensiero e poi dopo ne parlo per quale motivo va pensiero. Audio. Ah, non è. Sapevamo dell'esistenza di altre culture e di altri popoli, e che per noi incontrarli significava semplicemente sentirsi raccontare cose mai viste. E anche per questo, in un piccolo paese africano che si chiama Senegal, nel vocabolario non risulta il termine straniero. Si usa la parola ospite. Madonna, sono morto. Parlarvi fra di voi per capire, perché mentre uno faceva così, un altro faceva così e così via. Io dicevo fra me e me, sei così fra di loro, neanche un secolo passerà per me che vengo dalla savana. L'ho fatto anche vedere altri posti, ma mi dispiace. Vabbè, intanto mi dispiace, oggi
dall'aereo. Niente. Allora, Va pensiero e il film Va pensiero e sottotitolo è Storie ambulanti. Questo io quando sentivo, cioè, questo Va pensiero, non nascondo, ma sentendo l'inno della Lega Nord mi piaceva, cavolo, come hanno fatto a fare un bellissimo così, non sapendo cosa fosse, no? E mi piaceva ascoltarlo, magari non alzo l'audio, ma lo ascoltavo. E poi ho scoperto, cioè sono andato a cercare, e poi ho scoperto è Verdi. Riusciamo? No? Sì, sono dei cassi, sì. No, c'era la musica. No, no, dai, smetti, fermalo. Non è possibile così, dai, fermalo. No, mi dispiace, anche perché non lo rende, cioè, è brutto vederlo così. Comunque la prossima volta faremo una proiezione perché è finito e quindi... ecco, Va pensiero, era questa scoperta di un'opera così bello, e leggendo il testo racconta proprio degli immigrati, no? Degli esodi che ci sono stati, ed entrava benissimo con questo racconto che volevo fare, e l'ho usato sia nel titolo che anche nelle versioni della musica per raccontare questa storia un po' drammatica, ma che anche dà un po' di speranza. Se non dà speranza, un lavoro a volte non è utile, cioè i documentari devono anche dare un po' di speranza, se no a cosa ci serve fare? Cioè, non, al di là della denuncia e cose varie, bisogna dare speranza. Ecco, ultima cosa, e poi aspetto sempre le domande. Matteo, se anche tu vuoi dire delle cose. Adesso mi sembra anche che si parli troppo, di più sull'immigrazione, no? Ci sono delle produzioni, dei film... a volte c'è questa pornografia del dolore, proprio anche quello c'è, esiste. È per quello che la dignità e la relazione con i protagonisti servono, perché più ci relazioniamo, più conosciamo e scopriamo o facciamo uscire, al di là del dolore, quello che c'è come qualunque essere umano, la gioia o il... la tristezza, o può essere quello che è, al di là del dolore che si racconta, bisogna andare a far uscire le storie che ci sono dietro ogni dolore. Ecco, se c'è qualche domanda, io mi dispiace, sono fregato con i video, erano le mie carte, anche... Non ci sono delle domande? Non ci sono... Ci sarebbero dei DVD, ma... Facciamo una pausa. Sì, una pausa, come? Grazie. Mi domandavo se magari il far vedere prettamente un lato negativo, inteso, cioè far vedere la storia dell'immigrato che non riesce magari in quello che vorrebbe, perché io penso che chi viene in Italia perché spera di avere un miglioramento dello stile di vita, non sarebbe più opportuno magari far vedere chi è riuscito, chi magari si è immesso nel tessuto sociale, inteso che è riuscito ad andare, per esempio, proseguire gli studi, entrare all'università, trovare un posto di lavoro. Nulla che voglio togliere a chi non riesce, a chi ha le opportunità, come diceva prima,
Però vedere questo è la stessa cosa di quello che vedo a un TG praticamente, cioè non volendo togliere nulla, però non sarebbe più giusto, perché alla fine il problema italiano, penso, da quello che è la mia esperienza, quello che io vedo, il problema è culturale, nel senso che noi, non avendo neanche una cultura passata, abbiamo avuto sì, 90 anni forse di colonialismo, non voglio dire baggianate, però voglio dire, non abbiamo l'abitudine di vedere la persona che per noi dovrebbe essere straniero, così via. Quindi è questo il problema, un problema molto di paura, quindi di conoscere quella persona. Mi è piaciuto molto all'inizio quando ho visto, insomma, la chiesa ortodossa sì. Etiopica, ma cioè, a parte questo, che poi è prettamente un documentario, non sarebbe, appunto, come dicevo prima, giusto mostrare anche quel lato dell'immigrazione? Sì, è giusto quello che dicevo anche, sì, le storie devono anche se ci sono dei dolori, magari anche perché questo, il tentativo di questo documentario che non siamo riusciti a vedere il piccolo racconto, è di far uscire questo attore senegalese che è uno spettacolare, è una persona veramente bravissima, spettacolare, che recita in una maniera con un italiano che tanti lo sognano, cioè con questa capacità linguistica, espressiva, molto bella, e far vedere anche quel lato lì, a parte la sua storia, che gli è capitato, e attraverso questo è vero che non puoi andare semplicemente a raccontare uno che ce l'ha fatta o cioè, cosa non è per quello la pornografia del dolore non deve essere così spesso, e come non lo può essere anche che tutti stanno bene, per dire. In più, a chi stai raccontando le storie? Questo è anche fondamentale. Stai raccontando ai paesi di origine, a un pubblico che guarda giù, o lo stai raccontando agli italiani? E anche questo è un punto di partenza per il tuo lavoro. Qual è il mio pubblico? A chi lo sto raccontando? Perché se raccontassi al mio popolo che sta giù, l'avrei raccontato in un'altra maniera. Se racconto invece agli italiani, lo racconto in questo modo, quindi c'è un pubblico, agli europei per dirti, quindi c'è un pubblico che scegli, è un tema che purtroppo in Italia ce n'è tanto da raccontare. Io non lo paragono, soprattutto i miei e anche dei lavori che ho visto dei miei compagni, come un reportage giornalistico del TG, per niente, perché quello che mi manca e quello che mi spinge a fare questo racconto è grazie anche alla mancanza di questi approfondimenti sulle storie, perché quel TG cosa ti porta? Ti porta storie magari che non c'entrano niente con cioè, magari un dolore o un reato è successo, ma viene raccontata così, buttata così, e non, nella persona non rimane niente. Cioè io non ho conosciuto attraverso la narrazione quella persona che ha vissuto quel dramma, e quello cambia. Io credo che dare una storia dietro anche il dolore che uno ha passato ha un'importanza, perché io oggi ho raccontato qui, ma anche del cinema o del documentario, però rimarrà qualcosa di me, di quello che ho parlato in tutto questo tempo, no? E così anche nel documentario dovrà rimanere nello spettatore, lo spettatore dovrà affezionarsi del personaggio, sentire la gioia e anche il dolore del personaggio come l'avesse incontrato in sé, quindi riuscire a raccontare in quel modo, anche se ci sono dei dolori, sono importanti, perché uno, sono testimonianze che vanno raccolte come memoria del presente, due, sono anche materiali didattici anche per gli studenti, per i giovani che crescono guardando questo, si imparano e avranno certe informazioni oltre al TG, ecco.
E quindi il documentario migliore è quello che riesce a far innamorare il personaggio, a farti entrare, sentire il suo dolore e non vederlo come un numero, ecco, come i TG lo fanno spesso. Sì. Hanno risolto per l'audio, vogliamo vedere se sì, funziona. Sì, se proviamo. Hanno risolto l'audio. Se, 6 minuti sono questi qua, se volete vederlo. Sì. Sì, una domanda c'è. Oh. Non si sente allora. Non ho sentito. Io ho visto anche, io ho visto un video musicale sui Matafix che parla proprio dei problemi dell'Africa, su povertà, disoccupazione, siccità. Speranza e speranza di vita. Io ho notato che questi popoli riescono persino a trovare fortuna negli Stati Uniti d'America. Il titolo della canzone Living Darfur, a proposito di quello che aveva detto prima su cinema, telegiornali, documentari, per me questo video è stato interessante e mi ha molto coinvolto. Grazie. Pensavo una domanda, una considerazione. Grazie. Metà non l'ho sentito, metà del discorso non l'ho sentito, però ho sentito l'ultimo. Grazie. Facciamo questa benedetta. No, non c'è. Qui ci dove? Sì. Vabbè, non è risolto. Mi dispiace. Se, ci sono altre domande o... Perché credo che ci siano varie persone, cioè che avranno varie aspettative con questo incontro e anche per individuare o accontentare le domande da quello che posso dare io, sia dall'esperienza personale che anche professionale. Io volevo sapere, dal primo documentario che abbiamo visto, sì, che fondamentalmente era più un descrivere quello che accadeva a quei ragazzi, sì, a quest'ultimo lavoro, dove si vede di più anche dalle poche immagini che abbiamo visto, diciamo, che c'è un lavoro di regia dietro. Cioè, mi interessava capire il passaggio, dal tuo punto di vista, come si è evoluto il fatto di fare un documentario attraverso il tuo punto di vista e la tua idea di documentario, come l'hai sviluppata? Cioè, dal semplice descrivere appunto a dare un punto di vista. Sì, allora, anche, questo è sempre un percorso che sto, cioè la ricerca di fare un lavoro migliore sempre, no? E quindi non avrai quel momento in cui dici ho fatto... Però pensi sempre di affermare e poi credo che è cambiato anche dalle persone con cui lavoro. Ci sono delle esperienze che ho accolto in questo periodo. Quello che mi serve o quello che ritengo importante o utile per me lo prendo. E credo anche importante cioè, lavorare con dei professionisti sul montaggio, soprattutto perché il montaggio sul documentario, il montaggio si scrive il documentario al montaggio, quindi io faccio anche il montaggio, però quando uno gira le proprie immagini si affeziona ma e non riuscirà a fare il montaggio giusto con un occhio neutro. Quindi per me è stato un passo molto grande. Ogni incontro, ogni documentario, sia con Andrea Segre che dopo con Giulio Cederna, è stato un passo avanti che ho fatto, perché lì scopro anche il mio punto. E poi chi ha la telecamera ha ancora più la regia,
del documentario, perché il mio punto di vista magari sì, io vorrei fare un documentario in cui non ci siano interviste dirette, ma fare una narrazione proprio seguendo. Ma per fare quello hai bisogno di tante cose. Il primo è il tempo, perché più tempo ci metti, più bel lavoro ci fai. Il tempo è fondamentale, cioè 2 anni, 3 anni sono dei... Cioè, in un anno potresti fare una cosa, ma se metti più tempo, questo tempo vuol dire anche denaro, cioè devi spendere tutto quel tempo muovendoti o sacrificando quel tempo, coprendo le spese. Quindi credo che quello che mi ha arricchito, al di là di... E poi sì, incontrare varie comunità, cioè io non sono rappresentante, forse Matteo indiceva, della mia comunità. È impossibile essere rappresentante, mi imbarazza dire anche questo, perché io sono un individuo che fa parte di una comunità, ma non sono il rappresentante di quella comunità e non sono neanche il portatore solo di quel valore lì, di quella comunità. Quindi il mio punto di vista non rappresenta l'intera comunità etiope che si trova in Italia. È difficile, no? E quindi dal mio punto di vista o dal punto di vista dell'immigrato, credo che io abbia più sensibilità nel raccontare, nell'approccio e nel modo anche in cui appoggio le immagini, cioè uso le immagini, cioè meno crudeltà magari, e più racconto. Questo è, ci sono delle cose che ogni volta che fai devi sviluppare. Di sicuro non sono quello che era in 2007, da vari punti di vista, con le riprese faccio tutto, per esempio questo film, audio, video, l'ho fatto io e il montaggio l'ho fatto con una persona molto brava, ma le riprese le ho fatte tutti, quasi tutti, se non assistenza in qualche riprese, le ho fatte io. Quindi quelli sono i cambiamenti che... Anche la sicurezza, cioè già è la sicurezza di poter stare lì con la telecamera, essere da solo, e anche quello è un passo molto avanti. Ho risposto più... Sì. Ci sono domande? Non ci sono. Io parlerei per ore, però vorrei anche individuare un po' di interesse. Va bene, sì, se voglia. Se, soltanto il mare avevo detto, ma questo 6 minuti non funziona il... Proviamo a vedere, no, il DVD, vediamo se funziona. Quale vuoi provare a vedere? Possiamo? No. Ti ce l'ho, quindi possiamo... Ora funziona l'audio. Ah sì, allora metti questo. Secondo me è meglio far vedere, poi dopo chi rimane e poi facciamo. Allora, questo è un documentario soltanto il mare su Lampedusa, quello che vi raccontavo, il mio punto di vista verso l'isola e gli isolani. Magari dopo possiamo anche parlare di questo. Spero che funzioni. Sì, VLC. Vediamo.
L'audio non lo può regolare da lì? Sì, in realtà sì. Sì, deve regolare, sì. Ma non c'è audio. C'è, no, ancora. Film, fai film. Interfilm. Ah, ok, no. Non capisco. Sì, ancora non c'è. Quando si incontrava per mare un'imbarcazione che non era italiana, dicevi turchi ci sono, e io andavo incontro perché eri contento di vederli, perché ti dovevi scambiare due chiacchiere sui posti di pesca dove avevano lavorato o meno, così ognuno sapeva dove doveva calare o no. Clandestini dovevi chiamarmi turchi. Turchi per il semplice motivo che hanno la pelle scura, ma noi siamo pure turchi, anche noi siamo turchi. Poi ci abbiamo sempre convissuto con loro, perché per mare li incontriamo sempre, ci siamo scambiati sempre un sacco di cose. Sai, la legge del mare alla fine ti fa capire tante cose, che in mezzo al mare sei solo e puoi avere sempre bisogno di qualcuno, e quando ci si cerca aiuto una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso.
siamo partiti in 32, siamo arrivati tutti quanti sani e salvi. La notte più difficile che era è la notte prima di essere soccorsi, che noi eravamo disperati, alcuni dormivano perché c'erano onde fortissime. Il capitano si è stancato perché non ce la faceva, è la seconda notte che lui si addormentava e quelli che stavano intorno si addormentavano pure. Quindi io dalla disperazione urlavo di non addormentarsi vicino a lui. La mattina quando sono arrivato qui ho visto i turisti rilassati e ho immaginato che cosa succedeva a poche migliaia da Lampedusa, un divertimento, e poche migliaia sul mare noi eravamo tra la vita e la morte. E così il mondo. Daghi. Sì. Ah, io Pasquale. Okay. Daghi e Pasquale. Come andiamo? Bene? Sì, bene, ma dove stiamo andando? Al Monnezzaro. Okay. Dove ci sono le barche? Barche. Di che cosa? Barche turche. Queste clandestine, barche. Ah. Adesso non ci sono più delle barche che vendono? Sì, ci sono, come no? È pieno di barche. Ma no, i clandestini. No, la clandestina adesso. Ma devono arrivare pure, non ti preoccupare. Lei che fa? Io? Trasporto. Sabbia, ghiaia, cemento, tutto. Clandestini. Io basta pagare, faccio tutto. L'inverno come si vive a Lampedusa? L'inverno è un pochettino triste la cosa. Sì? Perché è un punto marittimo questo, capito? Non è che c'è Frabbi che dice che vai a lavorare. Qui soltanto è il mare. E una volta che è cattivo tempo è finito poi. Muratore, qualche muratore che lavora a terra. E voi rimanete qui o? Sì, io ho una vita che sono qui. Hai 61 anni, sempre alla... No, prima navigavo io. Ah. Era sulla costa prima che navigavo. Pescherecci? Pescherecci in attesa che andavano Atlantico, America, Sudafrica, ah. Dakar, Porto ah. Scusi, Sardegna. A girammo poi. Ah. Porto Rienna. Che c'era? Tu da carre mai? Come? Dakar. No. Etiopia sono etiope io. Sì, no, dico mai sono stato no, a Dakar. No. Lampedusa è bello, eh? Bellissimo. Tranquillo pure, eh? Sì. Meglio Palermo, Milano, Roma, no. Sono tutta gente delinquente lì, Ladri, banditi. Sa che io sono sbarcato qui? Sì. Sì. E quando? 3 anni fa. Sì. Veramente. Dei clandestini? Sì. Sì. Ah, forse ti piace la Lampedusa. Voce di batterie che batterie, frigorifere che frigorifere, televisione che televisione, c'è tutto di separato. Una volta ne ha tutto. No, una volta arrivavo di sabato e tenivo.
qua si parla solo dei clandestini. Clandestini di qua, clandestini di là, quando ne sbarca, quando ne sbarca. Parliamo dei problemi che abbiamo a Lampedusa. I problemi di Lampedusa sono tanti. Tanta gente, io c'ho mio cognato che ora si è venduto la barca a Fiumicino, ci vorrei fare una barca a Lampedusa, ma c'ha tre figli. A Lampedusa non può venire. Sti miei figli dice ci piglia una malattia, c'hanno una cosa, c'hanno un problema io a partire, a fare, non avevamo ospedale, non avevamo niente. Però se vengono i giornalisti di fuori, a Lampedusa ne sbarcano 300, ne sbarcano 400. Il problema a Lampedusa, ci stanno, ci sono, ma non quelle che dico, clandestini problemi a noi non ce ne creano. Nemmeno, non c'è neanche clandestini proprio a noi, problemi, noi abbiamo problemi per i fatti nostri. Che nella carta risultiamo italiani, ma noi non siamo italiani. Siamo lampedusani, anzi siamo nordafricani. Però tu non voglio che tu mi. C'è l'intervista. Devi ragionare, devi capire. Il discorso sto dicendo io. No, io capisco benissimo perché. Capito io, qual è il discorso? Sì, no, quello perché tu ci sei passato pure da Lampedusa. Sì, è quello. L'accoglienza che abbiamo dato noi, perché anche a me mi sono capitato, io ci ho portato un pezzo di pane, ho dato soldi, ho dato sigarette. Allora, io sono venuto. Quelle che non fanno al nord. Sì. E sono razzisti di merda, perché prima di essere razzisti con voi sono razzisti con noi. Ma non ci possono vedere a noi, pensate a voi, che noi siamo poco più scuri. Tu che sei nero, ti potessero sparare, ti sparassero, è così. Io sì, appunto per quello che... Hai capito il discorso? Sì, ho capito benissimo. Noi siamo accoglienti di tutte le persone del mondo e l'abbiamo dimostrato e lo dimostreremo sempre. Tutto funziona. Mi dispiace perché questo film abbiamo a disposizione Matteo e l'associazione potrà riproiettarlo in un altro momento perché la sala va lasciata alle 8 e non abbiamo tutto il tempo per finire questo film. Mi dispiace tanto. Io vi proporrei un'altra 12 minuti di un filmato e poi chiudiamo così la serata. Veramente, ieri vi dico solo questa cosa: ieri sono andato a presentare un film africano che è vincitore, la sala non funzionava niente e sono entrati in canonica per vedere il film, quindi questi giorni mi stanno capitando delle cose strane e questa anche sembra un po' una chiesa. Sto prendendo il filmato. Sì, non ti do subito il filmato, sì. Un episodio del film che dura 12 minuti e... Adesso devo anche sistemare tutto.
Non lo leggi. Che sfiga, veramente. Non è all'inizio, magari vai episodio. Vai l'ultimo, vai l'ultimo. Si sente? Stazione centrale di Milano. La gente si comportava come li si fa in tutte le stazioni del mondo, ma avevo l'impressione che la lingua fosse talmente difficile che non bastava parlarvi fra di voi per capirvi, perché mentre uno faceva così, un altro faceva così, un altro faceva così e così via. Io dicevo fra me e me, sei così fra di loro, neanche un secolo basterà per me che vengo dalla savana. Io sono partito dall'Africa avendo come punto di riferimento il Baobab. Una volta giunto a Milano, ho cercato di capire un po' qual era il Baobab di Milano. Questa scelta è importante perché io quando salutai la mia famiglia per andare via, mia madre non ce la fece ad accompagnarmi all'aeroporto. Molto forte il dolore per il distacco, ma il nonno c'è sempre. Il nonno dice, no, che pensi mi, ti accompagno io. E il nonno mi accompagnò all'aeroporto e mi disse, poco prima della partenza, caro nipote, io ti auguro di fare un bel viaggio. Ma mi raccomando, ricordati sempre, dovunque sarai, che ti capiterà di vedere tante persone rincorrere l'avere. Tu invece bisogna lasciarli andare. E rincorrere il sapere, perché prima o poi sarai tu a dover gestire ciò che avranno trovato loro. Io a Milano ho vissuto 12 anni. In quella città ho cercato un po' di favorire l'incontro, la conoscenza tra le persone, perché una grande città non può essere definita tale soltanto per l'altezza o la grandezza dei palazzi che vi sono, ma per la qualità degli uomini che abitano in quei palazzi. Bisogno della pentola,
giusto? Sì. Bene. E dobbiamo fare la spesa per cucinare un piatto che si chiama cultura. Allora dobbiamo prendere gli ingredienti. Quali sono? Questo. Dimmi. La casa. La casa? Sì, la casa! Dove vivono gli italiani? È diverso, perché in Africa hanno le capanne, quindi l'architettura, giusto? Bravo! Forza! Poi cos'altro abbiamo? La scuola. La scuola? Sì, io ce n'ho un altro. Dimmi. La cucina. Il cibo. La bandiera. La bandiera, l'inno. L'Italia. I nomi. È vero. Le feste. E tutte queste cose fanno parte della cultura italiana. Visto che io vivo qua in Italia da tanto tempo, so tutto quello che c'è nella vostra pentola. Ma voi non sapete quello che c'è nella mia pentola? 9,70. 9,80, 9,90 e 10. Ah, bene, meno male. Adesso andiamo. L'ultima che arriva un blocco. Stavamo entrambi dalla stessa parte contro la natura di scimmia. Ma che vittoria fu allora per lui come per me quando una sera davanti ad un grande pubblico, in quella sera da tutti inosservato, afferrai una bottiglia di grappa dimenticata per caso davanti alla mia gamba. Più tempo per riprenderti e ti alzi lì, insomma. Ok. Lì ci metto una pausa. Fra gli osservavo prima. Metto una pausa. Quella definita di lezione. Sì. Due anni fa, il 31 maggio, me lo ricordo sempre, era una bellissima giornata. Erano le 19.45, pieno Milano, zona Espinasse, e aspettavo il tram. Un uomo italiano sui 30 anni, la testa razzata, si volta verso di me e mi dice: qui c'è qualcosa che non va. È passato un attimo. Quando si è voltato di nuovo verso di me, aveva già un coltello in mano e me lo infila nell'addome. Io cado a terra, lui ritira il coltello e mi colpisce una seconda volta vicino all'ombelico. Io lancio un urlo, mi accascio a terra. Lui ritira il coltello e mi sputa in faccia e se ne va tranquillamente. Io urlo, chiedo aiuto, ma c'è il deserto intorno a me, la gente è scappata. Io sono rimasto lì un'ora, dalle 19.45 alle 20.45, a perdere sangue nell'indifferenza totale. Claire chiamò sul mio cellulare e rispose alla polizia. Lei di corsa arriva al pronto soccorso, va dal poliziotto di turno per saperne di più e si sente dire che è probabilmente una delle solite lite fra stranieri andata male. Sono rimasto all'ospedale 14 giorni, non ho visto un poliziotto, non ho visto un carabiniere, non ho visto un vigile. Non ho visto nessuno. Eppure avrei potuto descrivere il mio aggressore.
ancora oggi, nonostante il fatto che siano passati 2 anni, ogni volta che mi tolgo la maglietta per farmi la doccia, lo vedo davanti a me. Io ho sempre avuto paura di aver paura. Non mi posso permettere di aver paura delle persone. Spero di tornare a quello che ero prima, o forse in meglio. Perché ancora oggi mi sento un morto che cammino, perché dentro di me qualcosa mi dice che il mio aggressore è ancora lì. E se non riesce a raggiungermi, potrebbe prenderselo con le mie bambine. E questo io non lo posso permettere. Non so chi sia, ma vorrei che capisca che quello che non si riesce a risolvere sedendosi intorno al tavolo, non dobbiamo lusingarci di poterlo risolvere con i coltelli. Il tempo dei gladiatori è superato. Oggi il beduino usa internet. Non troveremo mai una scusa per dire che non c'erano le condizioni per sedersi e confrontarci. Eccellenti signori dell'Accademia, voi mi fate l'onore di chiedermi, per la vostra Accademia, una relazione sulla mia precedente vita di scimmia. Abbiamo tempo? Dobbiamo correre. Va bene. Ecco, ringrazio, mi dispiace per tutte queste cose. Questo è il documentario che sto chiudendo. È su di lui e su Firenze quello che vi stavo raccontando. Magari la prossima volta verrò in una buona sala, non in chiesa, ma... No, sì, organizziamo. E poi deve promettere di far la proiezione di Soltanto il mare con l'associazione in carico. Grazie e buona serata. Mi dispiace, io cavolo.